Bentancur che in pratica sta ritagliandosi un scusa, ruolo. Diego, prego. C'è la rete dell'Atalanta. Freuler porta in vantaggio la Dea. Dunque siamo all'interno del settimo minuto. Villarreal 0, Atalanta 1. La rete di Freuler, a te. Torniamo a Villarreal. È cambiato il parziale qui in Spagna, siamo all'ottavo minuto, Atalanta in vantaggio grazie a Freuler, azione manovrata della formazione bergamasca di Gasperini con Zapata che ha difeso il pallone, poi l'appoggio, lo scarico per Freuler praticamente all'altezza del dischetto, destro immediato, la conclusione vincente dello svizzero, adesso ci prova. Dal limite Gossens si distende Rulli, c'è una squadra sola in campo, l'Atalanta, grandissima conclusione di Freuler che praticamente ha colpito il palo interno, il pallone che si è scagliato alle spalle di Rulli. Villarreal. Parziale qui di 1-0 per l'Atalanta, però sul Villarreal siamo al 29esimo, due chance per la formazione di Gasperini, una pochi istanti fa prima del collegamento con la discesa da destra di Zappacosta che è entrato in area di rigore alle soglie dell'area piccola, ha preso la mira, la conclusione però è sbattuta sui piedi di Pau Torres, si è un po' lamentato Zapata che aveva creato lo spazio ma non ha ricevuto il pallone, Zapata in precedenza era andato alla conclusione, ben liberato da Malinowski da sinistra, conclusione a incrociare, finita però abbondantemente a lato, poco male perché il colombiano era comunque in offside. Villarreal che però adesso si va a vedere con maggiore costanza dalle parti di Musso, seppur sbagliando sempre l'ultimo passaggio, a volte per colpa di Moreno, a volte per colpa di Iacchi, non è stato preciso nemmeno adesso sul controllo del lancio di Copé che arrivava dal retroviatore a rigore. Moreno, la conclusione, la parata sul primo palo, il tentativo dell'attaccante spagnolo imbeccato da Pedraza dall'incrocola, si era liberato del controllo di Toloi e poi in qualche maniera seppur in equilibrio precario ha calciato Musso, ha respinto in calcio d'angolo. Gara che scusa Carmignani, il pareggio del Villarreal. Trigueros, siamo al 39esimo, Villarreal 1 Atalanta 1, a te. Stavo proprio venendo da te, Cristiano. Torniamo a Villarreal, Villarreal Atalanta, Cristiano Piccinelli. Eh sì, è arrivato il pareggio di Unai a sinistra con Trigueros che ha ricevuto il pallone dell'area piccola, perfetta triangolazione da due passi, il numero 14 del Villarreal non ha avuto problemi a battere Musso per il pareggio del sottomarino giallo che negli ultimi momenti stava davvero premendo con convinzione, con forza e anche con più pericolosità dalle parti del portiere argentino dell'Atalanta. Alla fine è arrivato il gol del pari ma c'è tutto il tempo ovviamente per cambiare di nuovo il risultato visto che l'Atalanta comunque si era già resa pericolosa in altre due circostanze. Ultimi secondi del tempo regolamentare con l'Atalanta in avanti, 1-1 il parziale tra Villarreal e Atalanta. Zappacosta dalla destra prova a mettere in mezzo sul secondo palo, cerca l'intervento Toloi, c'è la difesa di Foyt in calcio d'angolo ma poco fa nel periodo non colato, clamorosa occasione per il Villarreal, calcio di punizione di Pareco dalla tre quarti, ha messo sul secondo pacciato Moreno all'interno dell'area piccola, miracolo, un vero e proprio miracolo sportivo di Juan Musso sul colpo di testa ravvicinato dell'attaccante del Villarreal, ha evitato il sorpasso Musso e l'Atalanta ha rischiato davvero tantissimo. Attenzione perché c'è Freuler al limite della rigore, la conclusione di Malinowski, la parata di Rulli in calcio d'angolo, ha provato Malinowski dal limite dell'area di rigore con una conclusione d'interno e si è tuffato deviando in angolo di chance per l'Atalanta per portarsi di nuovo in vantaggio ma si resta sull'1-1 tra Villarreal e Atalanta. Pessina da questi a Toloi, tutta l'Atalanta nella metà campo avversaria, lancio per Gossens a sinistra da parte di Pessina, non arriva all'appuntamento con il pallone però il tedesco, ottima chance anche questa per la formazione di Gasperini che applaude i suoi dall'area tecnica. Malinowski mette in mezzo per Zapata, il colpo di testa al limite dell'area piccola, l'incornata del colombiano che finisce sulla parte alta della traversa.
terza. Che chance per la formazione di Gasperini, ancora una volta pericolosa, gara davvero vivace, brillante per ambedue le formazioni. Tanta come nel primo tempo, pericolosa a inizio frazione per Wojciech Szczęsny. Scusa Diego, il torniamo di Real con Daniuma, cambia il parziale al 28esimo della ripresa, Villarreal 2 Atalanta 1, a te Villarreal. Torzida all'estadio di Ceramica per la seconda rete del Villarreal, che si porta dunque in vantaggio sul 2-1 contro l'Atalanta. La rete di Daniuma subentrato nel corso di questa ripresa con un'azione un po' fortuita da parte del Villarreal, in verticale il passaggio per Moreno che ha provato a servire sul lato sinistro. Daniuma, pallone sporcato dai difensori dell'Atalanta, rallentato. Musso è apparso un po' incerto se uscire o meno, è rimasto a metà strada, più veloce Daniuma che ha colpito sul pallone vagante al volo. Nulla a fare per Musso, da quella distanza è impossibile sbagliare per l'attaccante olandese che ha portato in vantaggio il Villarreal poco fa. Altra azione pericolosa per gli spagnoli, da sinistra Daniuma, l'autore del gol del sorpasso, ha messo in mezzo l'incornata di Moreno che però non ha inquadrato lo specchio porta di Musso, un po' incerto nell'occasione della rete del vantaggio della formazione spagnola di Unai Emery. Si è ben disimpegnato. Scusa Diego, il pareggio dell'Atalanta. Scusa Diego, il pareggio dell'Atalanta con Gossens, se non andiamo errati, ma dovrebbe trattarsi proprio del tedesco, se dovremmo più precisi a tra poco, ma intanto quello che conta è che è stato assegnato il gol. Villarreal 2 Atalanta 2, siamo al 38esimo, a te. L'Atalanta ha pareggiato, andiamo a Villarreal. Allora, avevamo visto bene Gossens, autore del gol del pareggio dell'Atalanta, azione ovviamente nata a sinistra con Gossens che dal limite dell'area piccola non ha avuto problemi a battere Rulli in tentativo di uscita. Intanto viene sanzionato con il cartellino giallo e Coquelin, e poi anche il rosso perché era già stato ammonito Coquelin, dunque lascia il Villarreal in 10, doppio giallo per il centrocampista francese che era subentrato nel corso della ripresa con l'Atalanta, che adesso avrà qualche minuto di superiorità numerica per tentare il colpaccio. Dunque cambia davvero l'inerzia di questo match, perché dal vantaggio del Villarreal è arrivato il gol del pareggio con Miranchuk che imbeccato da Ilicic sbaglia il controllo, ma di fatto favorisce l'incursione di Gossens che va a firmare la rete del pari. E adesso Atalanta che può usufruire anche degli ultimi minuti da giocare in 11 contro 10 per l'espulsione, doppio giallo di Coquelin. Mancano 2 minuti e mezzo alla conclusione, Villarreal 2 Atalanta 2. Se dovesse essere questo anche il risultato finale, sarebbe clamorosa la classifica dopo la prima giornata del girone, con lo Young Boys primo a 3 punti, la spagnola Villarreal e l'Atalanta a 1 punto, 0 per il Manchester United di Cristiano Ronaldo, che doveva essere ovviamente la capolista per quanto riguarda ovviamente i pronostici di questo girone di Champions League. Ma c'è ancora tanto da giocare, anzi per la verità non tantissimo, ma ci sono le possibilità per l'Atalanta per tentare il colpaccio, ma ci saranno soprattutto altre partite in questo girone per stravolgere la classifica, davvero inaspettata dopo i primi 90 minuti. Adesso il gioco è fermo perché Pasalic sul tentativo di cross da destra di Zappacosa è andato a sbattere contro Albiol, ha avuto la peggio, si rialza, ma tutto regolare per il direttore di gara che non ha sanzionato ovviamente nessuno, non ha visto nessun tipo di intervento regolare. Riparte adesso l'azione con il Villarreal a gestire il possesso, forse l'ultimo perché siamo al 48esimo. Attenzione perché Moreno si libera della custodia di Palomino, entra in area di rigore da sinistra Moreno sulla traiettoria del numero 7, prova a intervenire addirittura poi Gomez, ma c'è la chiusura difensiva da parte di Demiral in calcio d'angolo. Attima chance per il Villarreal, forse perché siamo al ormai 48esimo, mancano 10 secondi e è il sottomarino giallo in avanti con un corner che verrà battuto da Daniuma, l'autore della seconda rete per la formazione spagnola. Batte corto per Parejo da destra, si aggiusta il pallone il numero 5 in mezzo per Moreno,
colpo di testa e altro miracolo di Musso, schiaccia il pallone Moreno sulla riga, evita il peggio Musso, eroe della serata per l'Atalanta perché blinda il risultato. Ma attenzione perché c'è un altro corner per l'Atalanta, per il Villarreal, sempre Parejo all'esecuzione, Parejo rimette in mezzo, libera Freuler, arriva il triplice fischio del direttore di gara Turbine. Dunque si va negli spogliatoi, finale allo stadio di Ceramica, Villarreal 2 Atalanta 2, le successioni delle reti prima di ritornare a Malmo, vantaggio per l'Atalanta con Freuler al sesto, pareggio nel primo tempo degli spagnoli con Trigueros, vantaggio del Villarreal al 73esimo con Danjuma, 10 minuti dopo pareggia Gossens, ma miracolo, davvero miracolo nel finale di Musso per evitare il KO con l'Atalanta che ha chiuso in superiorità numerica per l'espulsione tra i gialli di Coquelin. Finale da Villarreal 2 Atalanta 2. Torniamo a Malmo.